Bella Vapor, benvenuti su All Days Vape. Io sono Gabriel e qua con me Jack. Siamo un nuovo canale, abbiamo deciso di iniziare a fare il nostro cammino su YouTube parlando principalmente, come potete vedere, di svapo. Sì, parleremo soprattutto di svapo, in maggior parte parleremo di liquidi e appunto di hardware. Esatto. E ci teniamo a sottolineare che tutto quello che vedrete sul canale sono acquisti che noi facciamo con i nostri soldi per il nostro hobby che è lo svapo, quindi non veniamo sponsorizzati o pagati esatto. Da nessuna azienda. Da nessuno. Come ha detto Jack, per noi questo è solo un hobby, è una passione, quindi non siamo assolutamente esperti né cultori, ma svapando da circa 6 mesi ci siamo fatti una certa cultura. Sì, non siamo appunto esperti come ha appena detto Gabri, però in 6 mesi, 7 mesi all'incirca, qualche liquido l'abbiamo provato, qualche atomizzatore, qualche box, quindi possiamo dare una nostra opinione su quello che andiamo a provare. Ci terrei a sottolineare questa volta che tutti i pareri che troverete nei video sono pareri personali, ma soprattutto sono pareri sinceri, quindi non riceviamo soldi da nessuno, diciamo le cose come stanno. Come stanno per noi, certo. Esatto. Poi se a me un liquido fa schifo, a te può piacere. Certamente, sono gusti personali. Esatto. Più volte ci siamo scontrati con questa realtà. Assolutamente sì. Svapo a nicotina 3, solitamente, ma ultimamente sto svapando a nicotina 0. Svapo a nicotina 3 perché in passato fumavo molte sigarette, quindi il bisogno di nicotina ce l'avevo. Adesso che sono entrato in questo mondo già da un po' più di tempo, riesco a tenere una nicotina molto bassa, quindi anche 0,2 e ogni tanto a 0. Io viceversa svapo quasi sempre a 0, non ho mai fumato troppe sigarette, quindi non mi reputo un fumatore, ho iniziato lo svapo per hobby e appunto utilizzo nicotina 0 sul tiro di polmone e nicotina 3 sul tiro di guancia. Non mi piace troppo l'hit che dà in gola la nicotina, soprattutto nel tiro di polmone, che quando sali sopra il 3 veramente uccide. Sì. E tra l'altro trovo che la nicotina tagli un po' il gusto dei liquidi, soprattutto in entrata. Quindi per questa presentazione è tutto. Vi rimandiamo al prossimo video e vi auguriamo buone svapate.